Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio farvi vedere come utilizzare la stone paper per creare dei bellissimi fiori e anche relativamente semplici con questo supporto. Se siete iscritti al mio canale e avete visto altri miei video, saprete che uso tantissimo questa stone paper nei miei lavori perché è un materiale che io trovo veramente particolare e versatile. Diciamo che velocemente vi voglio spiegare due cose sulla stone paper, se per chi ancora non le sapesse. Allora, la stone paper è praticamente un supporto che è molto simile alla carta, perché sembra quasi una carta. Un cartoncino, ma neanche un cartoncino, è leggermente più spessa della carta scrap, potrebbe essere tipo un cartoncino da 200 grammi. Si può tagliare con le forbici, vi faccio vedere. Si taglia tranquillamente in questo modo, vedete? Però nello stesso tempo, a differenza di una carta, non si può strappare. Non si può strappare, quindi è molto resistente, per cui utilizzata per fare delle decorazioni, a quel punto rimangono molto meno delicate della carta. E la caratteristica qual è? Che si può colorare con qualsiasi tipo di colore voi vogliate. Oggi io vi farò vedere un po' di situazioni, diciamo, su come usare questa carta. Perché voglio fare dei fiori e voglio utilizzare stone paper e anche farvi vedere come utilizzare diciamo degli avanzi, perché nei miei lavori faccio sempre un po' vedere come cercare di riciclare il materiale che a volte avanza da qualche lavoro. Quindi voglio utilizzare questi, diciamo, scarti di carta di riso per decorare la mia stone paper prima di ritagliare i fiori. Oppure vi farò anche vedere come colorarla. Con per esempio gli acqua color, ma ciò non toglie che si può colorare con qualsiasi altro tipo di colore, quindi potrebbe essere un acrilico, potrebbe essere un pennarello, potrebbe essere qualsiasi cosa che vi venga in mente. E quindi vi farò vedere un paio di modi per poterlo utilizzare. Quindi, innanzitutto direi di andare ad attaccare dei pezzi di carta di riso sulla mia stone paper in modo da preparare la base per fare i miei fiori. Per incollare la carta di riso sulla stone paper utilizzo la Mix Media Glue, sempre di stamperia. Quindi andiamo a mettere la nostra colla sul supporto così, in modo che rimanga, che quando si asciuga la carta di riso rimanga perfettamente aderente alla stone paper e poi vado a mettere il mio pezzo di carta di riso così, cercando di fargli fare un po' meno pieghe quando lo vado ad incollare. E per fare questo, cosa si fa? Si parte dall'esterno, dal centro, scusate, e si va poi ad incollare verso l'esterno. In questo modo si cerca di far uscire tutte le bolle d'aria che si possono creare. E la carta di riso rimane incollata meglio. Questo chiaramente vale per qualsiasi tipo di lavoro quando dobbiamo andare ad incollare della carta di riso sul supporto. Partiamo dal centro, così, e poi premiamo bene con il pennello in modo da far uscire l'aria dai bordi, così. Andiamo ad incollare la nostra carta di riso. E poi asciughiamo, magari mi aiuterò con il phon, così facciamo un po' più in fretta per avere il supporto disponibile per poter poi lavorare. Mentre magari asciuga la carta di riso sulla mia stone paper, quindi la lascio un attimino asciugare da sola, vi faccio vedere come utilizzare la carta anche con gli acquacolor e quindi taglio un pezzo
della mia stone paper, quindi mi taglio questa punta qui, la trovate in vari formati, io di solito utilizzo questo foglio molto grande perché e poi lo taglio a seconda delle lavorazioni che devo fare. Allora, come vi dicevo, può tranquillamente essere utilizzata con dei colori. In questo caso io utilizzerò degli Aquacolor. Ho deciso di utilizzare questi due colori perché sono colori che poi si prestano benissimo ai lavori che io in genere realizzo. Quindi questo è un marroncino e un brunito iridescente e questo è un acqua marina. Non spruzzerò direttamente il colore sulla carta, ma utilizzo un pennello e uno spruzzino. Così decido io dove mettere il mio colore, in questo modo. Allora, facciamo così, partiamo dal colore più chiaro. Perché voglio che il colore rimanga abbastanza che si intraveda, non voglio colorarla proprio completamente. Quindi operiamo in questo modo. Volendo potete anche spruzzarlo come preferite. Io preferisco fare così perché in questo modo mi gestisco esattamente il colore dove voglio io. Ora andiamo ad aggiungere un po' di marrone qua e là, così. Ok, così. Vedrete che la nostra carta avrà questo effetto un po' così, quasi marmorizzato. Ripeto, io ho utilizzato gli Aquacolor, ma nulla vieta di utilizzare direttamente degli acrilici e quindi di colorare proprio la carta in un altro modo, come volete. Ecco, questo diciamo che è quello, è l'effetto, il colore che io volevo realizzare. Adesso lo andrò ad asciugare con del phon in modo da avere il supporto subito pronto per poter ritagliare i miei fiori. Adesso che la nostra carta di riso è perfettamente asciutta, sia questa che ho preparato sia la stone paper colorata con i miei Aquacolor, andiamo a ritagliare i fiori. Allora, io per questione così anche di velocità utilizzerò questa fustella e ritaglierò questi tre tipi di fiori. Però, come dico sempre, non è necessario avere fustellatrice, fustelle per fare questi lavori, perché in realtà cosa si può fare? Si può tranquillamente disegnare dalla parte del rovescio il fiore e ritagliarlo con la forbice. I fiori sono molto semplici da disegnare. Uno disegna un fiore molto semplice con 6 petali, vedrete che poi una volta lavorato, incollato, viene benissimo comunque. Se proprio avete paura di non riuscire a disegnare un fiore, c'è un'altra soluzione: andate su internet, cercate sull'immagine fiori, ve la stampate, ve la ritagliate su un cartoncino e poi vi fate la sagoma e ve le ricopiate sulla vostra stone paper per farle tutte uguali. Quindi io, come ho detto, andrò a utilizzare la fustella e vado a tagliare i miei fiori. Questi sono i miei fiori tagliati, sia quelli che avevo creato utilizzando la carta di riso incollata sulla stone paper, sia quelli che avevo realizzato utilizzando semplicemente degli Aquacolor sulla stone paper. Perché vi ho voluto far vedere anche questo tipo di fiore? Perché è vero che bisogna per forza avere la fustellatrice e magari chi non ce l'ha non può farlo, ma è comunque una lavorazione in più. Ma voglio farvi vedere come appunto si può utilizzare la stone paper con queste cartelle di goffatura da utilizzare con la Big Shot, perché l'effetto viene veramente carino. Quindi se non ce l'avete non importa, ma nel caso doveste averla vi faccio vedere il risultato
della goffratura. Quindi adesso vado a posizionare quattro fiori, quelli che ci stanno, boh, vediamo un attimino, forse ce ne stanno anche 5, ecco, mettiamo 5 così, chiudo la mia cartella e vi faccio vedere come l'effetto con le cartelle di goffratura. Perché questo è un tipo di lavorazione che rimane molto molto carino, fa subito un altro effetto. Allora, vedete? Allora, questo è il risultato finale. Ve lo metto sopra, boh, questo supporto così si vede meglio, perché voglio farvi vedere l'effetto, che rimane molto particolare. Così. Una cosa che si può fare invece per chi, per esempio, non ha la D-Shot e le cartelle di goffratura, per dare un po' di movimento al fiore, possiamo semplicemente timbrarle. Timbriamo adesso le sagome dei fiori e poi vedremo come verrà il risultato finale. Utilizzo questo timbro. Faccio una timbratura leggera in modo che non sia proprio così, così netta. In questo modo qua, ecco. Vedete che subito, anche in questo caso, rimane subito più movimento sulle nostre sagome. Fatto questo, prima di andare a dare la sagoma, un po' di sagoma ai nostri fiori, passo il mio solito Distress Ink Vintage Photo sul bordo dei miei petali. Una volta passato i nostri fiori con il Distress, abbiamo due modi per dargli un po' di sagoma. Allora, uno è quello di utilizzare semplicemente uno stuzzicadenti così e andare a piegare la punta del mio petalo in questo modo. È una cosa molto semplice, vedete che comunque il fiore rimane leggermente sagomato. L'altro è utilizzare questo attrezzo e un supporto, questo è semplicemente un pezzo di spugna di un imballaggio che ho ritenuto idoneo per fare questo lavoro, perché è sufficientemente morbido ma non troppo per permettermi di sagomare i miei fiori. Con questo invece cosa vado a fare? Vado a lavorare completamente il mio petalo in questo modo qua. Così praticamente ho un tipo di lavoro un po' diverso, perché non viene fatto solo sulla punta, diciamo, del petalo, ma su tutto il fiore. Poi vado al centro a schiacciare così, ecco, e l'effetto che rimane è leggermente diverso dall'altro. È una sagomatura un po' più morbida, diciamo, meno specifica rispetto a questa che viene fatta proprio solo sulla punta del petalo del fiore. Quindi a voi come sagomare i petali, è una vostra scelta. Io adesso ne farò un po' in modo da poter confezionare un fiore. Allora, una volta sagomati un po' di petali in questo modo, vedete, vi faccio vedere anche un altro modo per poter fare un fiore un po' diverso
Allora, invece di sagomarlo come vi ho fatto vedere prima o con lo stuzzicadenti o con questo attrezzo, si può semplicemente anche stropicciare così, in questo modo. Tanto, come vi ho detto, questa carta non si strappa, quindi noi possiamo tranquillamente proprio stressarla così e realizzare dei petali fatti così. Vedete che sono decisamente più stressati. Vedrete che anche l'effetto di questi fiori realizzati è molto carino, quindi ne facciamo un po' anche in questo modo. Quindi, una volta preparati i fiori nel modo in cui vi ho fatto vedere, andiamo ad assemblarli. Voglio farvi vedere come, utilizzando altri materiali per assemblare i fiori, che potrebbero essere, non so, dei pizzi, piuttosto che dei pistilli, piuttosto che dei bottoni di questo tipo, si può veramente dare un'impronta completamente diversa al fiore. Quindi adesso io ne farò qualcuno di diverso, in modo da farvi vedere un po' di varietà di soluzioni per realizzare dei fiori.
Questi sono i fiori finiti. Adesso ve li faccio vedere da vicino, così vedete che ho cercato di farli un pochino diversi l'uno dall'altro per farvi vedere qualche modo per confezionarli, ma potete immaginare, ce ne sono a migliaia. Rimane poi a vostro gusto come confezionare i fiori. Però questi fiori hanno la particolarità rispetto ai fiori di carta che si gestiscono nello stesso modo, quindi avete visto sono molto semplici da fare, però a differenza dei fiori di carta sono molto ma molto più resistenti, quindi se voi li utilizzate sulle vostre varie sui vostri progetti, che possono essere le copertine degli album scrapbooking, qualsiasi tipo di lavoro che vi possa venire in mente, questi fiori non si rovinano perché non si strappano, anche se dovete poi mettergli sopra della vernice, potete tranquillamente mettergliela, quindi sono molto versatili come utilizzo. Anche il video di oggi è finito, se avete dubbi o domande scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile, oppure se avete piacere lasciate semplicemente un commento. Come dico sempre, se il tutorial vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale, così mi continuerete ad aiutarlo a far crescere. E detto questo, non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!